Dove siamo? Laboratorio del giardino. Del liceo? Pighi di Bologna, liceo scientifico d'eccellenza. Che in questi giorni è diventato famoso perché? Perché appena entriamo in classe ci prende il telefono. Cioè, nel senso, te lo prendo? No, vabbè. Quanti studenti sono qui? 530. Qui c'è scientifico, linguistico, scienze applicate e il nuovo quadriennale delle scienze applicate per la transizione ecologico-digitale. Che per la transizione ecologico-digitale avete fatto cosa? Ci hanno detto, ragazzi, ogni mattina arrivate e la prima cosa che fate è consegnare il telefono. Come? No, non do il telefono. Cioè, non il telefono, piuttosto, sto a casa. All'inizio ero maledizione. Scettico. L'idea qual è? Verificare mese per mese se questa cosa aumenta la concentrazione, aumenta l'apprendimento, sì, e anche all'intervallo vedere se le relazioni aumentano e aumentano qualitativamente. Anche un prof arriva anche in classe, mette il cellulare sopra la cattedra, è difficile non sbirciare. Ma scusa, qualcuno dei tuoi compagni invece non è contrario? Ce ne sono tantissimi che sono contrari, però diciamo le grandi critiche sono state più fa parte della nostra libertà poter decidere di usarlo come no, però alla fine non è una libertà se diventa una dipendenza. Quindi... Ecco, bello questo. È stato più fatica con i prof o con gli studenti? Per i prof è stata una grossa richiesta, perché comunque anche durante la ricreazione, appena uscivamo dalla classe, comunque guardavamo che ci aveva scritto. Io non ero assolutamente d'accordo. Ma tu avevi già cominciato l'anno scorso, come era andata? Era andata molto bene. Poi dopo in realtà è efficace. Il fatto di non avere il cellulare ha immediatamente cambiato la qualità dell'attenzione. I neuroscienziati ti dicono che solo la presenza del cellulare, con la possibilità della notifica che ti dice guarda che è successo qualcosa, diminuisce le capacità di concentrazione. Avendolo sempre lì c'è la tentazione di prendere su e ti crea porta da un'altra parte. Ma tu prima di questo provvedimento come lo usavi il telefono a scuola, in classe? A scuola, allora, durante le lezioni lo usavo per giocare a Clash Royale. Giocavi quando c'era una lezione pallosa? Sì, però in realtà dando il telefono ho la possibilità di divertirmi anche in lezioni che magari pensavo che facessero schifo. Ad esempio l'anno scorso mi faceva schifo storia, quest'anno abbiamo fatto già 3 lezioni e È quasi a livello di Clash Royale. Non è assolutamente a livello, però. Molti, anche la notte, ci danno dentro un bel po'. Arrivano a scuola già privi di energie, quindi è difficile attirare l'attenzione anche se anche perché fisicamente sono hanno la testa che ha già dato tutto. Spegniti i cellulari che ve le guadagnate in salute. Una ragazza mi ha colpito perché mi ha detto: sento la mancanza del cellulare quando dobbiamo organizzarci per il pomeriggio. Però ha detto: ma poi abbiamo cominciato a cercarci, cioè, fisicamente, e hanno riscoperto che è possibile fisicamente, come facciamo noi, andarsi anche... cercata. Ma è stata immediata questa cosa o ci è voluto quanto tempo? È stata abbastanza rapida. Non è stato rapido capire per loro che non era contro di loro la decisione. E i genitori cosa ti hanno detto? Grazie. Davvero? Sì, la quasi totalità dei genitori è contenta, sì. Partendo dal presupposto che io prima dell'inizio della scuola 6 ore al giorno ce le passavo tranquillamente. Sì. Tu come l'hai vissuta? Bene, sapere che non lo devi prendere e che hai testimoni ti aiuta tantissimo. Sì, ti ha fatto bene anche te, Elena. Sì, mi ha fatto molto bene. E continueremo in questa direzione. Quindi come già tante scuole fanno, perché non siamo i primi. Diventati famosi. Non sappiamo perché. Perché si vede che è un problema. Soprattutto dopo la pandemia, perché il tempo di immersione col cellulare in mano è aumentato esponenzialmente. Sì. Cioè, e tu quando esci dopo pomeriggio cosa fai? Uguale di prima o? Se non avendo il telefono la mattina ne necessito di meno, quindi non so per quale motivo, è strano. Aiuta tanto anche nel resto della giornata perché ferma un po' il ritmo. Capisci dell'uso che del telefono. Cioè uno potrebbe pensare la mattina non lo do, però pomeriggio sì, mi e invece no. Invece si è abbassato il tempo anche nel pomeriggio. Allora, un consiglio che potresti dare ai tuoi coetanei? Irregolarsi, comunque darsi anche, non so, basta mettersi delle sveglie, darsi... Anche io faccio così. Infatti, no, aiuta una regola. Anche per prendere un ritmo di concentrazione. Ti hanno obbligato a fare una cosa lì per lì, antipatica, eppure ti hanno detto, guarda che bello, alla fine... Sì, ma alla fine per tutti. Anche compagni di classe che magari l'anno scorso non intervenivano, non facevano niente, alla fine anche le lezioni sono più partecipative, cioè che se ascolti qualcosa ti viene in mente. Un augurio che fai a tutti i tuoi coetanei, dice, provate sì a usarlo meno, perché a darvi delle regole mi giova, sì, cioè giova.